Come? Con questo modo così stravagante vuoi festeggiare il Natale per i turisti? Stravagante, questo è da tanti anni che faccio sti giochi, no? Soltanto che questo millesimo è l'unico millesimo, perché siamo nell'89 e unico 89. Adesso quell'altro secolo farò quell'altro 89, ma per fare quell'altro 89 mi ci vogliono altri 100 anni, hai capito? Questione di tempo, no? Perciò se è sempre uguale, però è disuguale, come dice lei. Abbiamo ragione tutti e due. I turisti che dicono? Chi è che si stupisce di più? I perugini sono stufi, si meravigliano perché hanno ragione. Quando un signore c'ha troppo si stufa, no? Invece quando la gente è moderata nel possedere, nel vedere, nel sapere, nel conoscere, allora perché infatti se muore, per rinasci, credo io, è una bottata adesso, non lo sa, solo il padre te non lo sa. Perché potrebbe essere ripetibile, infatti, quando uno si è stufato di una cosa, allora si ricomincia. Quindi lei dovrà ricominciare? Speriamo, secondo gli ordini padre eternali. Una cosa vorrei fare, già che con questa illustre teleprivata e telelibera, vorrei fare un appello. Io l'ho detto tante volte, anche al vescovo, ne sono morti tre, ma nessuno ha capito niente. Sto crocefisso degli è stato levato, mo sono un anno, due, tre, non ce lo rimettono più. Dice il restauro, perché era il crocifisso dei poveri, e se non era povero quello, Dio buono, era fatto di stracci, come diceva il Porbiccini, no? Che io ho tante videocassette dei Porbiccini incisi da voi altri, vabbè. Allora volevo dire, facciamo un appello che possono rimettere questo crocefisso come è, ma rimettecelo. È rimasto, ma non è vergogna, qui siamo rimasti, senza chi comanda, senza chi ci protegge, non so come si fa andare avanti. E dunque il Natale è fatto in un modo che, l'ho detto tante volte, anche in tante altre occasioni, noi facciamo il Natale per così, per scaramanzia, senza sapere le profondità del valore del Natale. E un letto per il corso vuole significare profondità? Il significato di questo dovrei andare a casa e metterci la tabella, perché io ho uno scritto che è abbinato col letto a valore, ma se questo da solo non dice niente, la tabella da solo senza letto non dice niente. E la tabella che dice? E che dice, dunque, adesso a memoria, ma mi pare che dice l'uomo così affine ed intelligente ne fa della vita da non valerne niente, fra missili e armatura rende la vita più dura. Ma eccovi, sta zitto quando si parla, ma eccovi che vi giunge la macchina del 2000, che tutto è men che a scopo della lira. Si dice che l'uomo non ha un tetto, ma almeno un letto, perché se non abbiamo giudizio manco un letto non ci avremo più. Capito il contenuto? Il clacson, non c'è il clacson.